nei teoremi della indecidibilità c'è scritto sostanzialmente che ammetti che ci sia l'universo. Beh, l'universo con tutte le sue regole e le sue leggi. Noi siamo dentro l'universo. Gödel dice, se noi siamo all'interno dell'universo e l'universo ha un certo numero di leggi, queste leggi possono essere o tutte esatte o tutte sbagliate, ma noi non lo possiamo mai sapere. Ma voglio dire, a questo punto bisogna risolvere il problema. Ma chi l'ha fatto l'uomo? E se l'avessimo fatto noi? Pensate che Gödel dimostra sostanzialmente che noi siamo i creatori dell'universo, ma non se ne accorge. Cosa interessante, analizzando il tema del pubblico egizio, è che diciamo questo strumento era anche uno strumento cerimoniale, quindi era collegato, diciamo così, alle divinità. E questa cosa è molto interessante, perché se era collegata alle divinità vuol dire che molto probabilmente, così come si evince anche, come dicevo prima, dei testi di Edfu, aveva proprio una relazione con gli dèi. E quindi è probabile che quello strumento sia stato interpretato, o comunque la misura di quello strumento sia stata interpretata in maniera diversa durante il periodo dinastico, e questa potrebbe essere una delle ragioni per cui gli egizi utilizzavano due strumenti per la stessa funzione, che era quella della misura lineare. Gli Anunnaki, partiamo dalle... gli Anunna è un termine che viene utilizzato nella tradizione sumero-accadica per identificare un insieme di divinità, sicuramente un insieme di divinità che hanno un ruolo preminente, e all'interno del gruppo degli Anunna poi le divinità principali, che sono Enki, Enlil, quindi tutti i discendenti della divinità An o Anu, vengono identificati con un nome proprio, che è un nome facente funzione, e queste divinità, che non esercitano di fatto la regalità, però hanno un ruolo fondamentale. Perché abbiamo detto... cosa serve? Non lo sappiamo. Sicuramente servono a noi o a loro? Servono a loro per far capire che ci sono, che ci guardano, che hanno in qualche modo a cuore quello che facciamo noi. E sanno tutto. Creare un rapporto, anche se non diretto, perché evidentemente non è possibile. Cercano forse di insegnarci qualcosa. Questo potrebbe essere il nostro quaderno delle elementari per imparare qualcosa. In questo cerchio ci sono stato. La cosa assurda è che fino a 100 metri prima non si vedeva, perché il grano era altissimo, e sono stato proprio nel centro esatto di questo cerchio, e vi assicuro che è stata una sensazione stranissima, perché quando tu entravi dentro quel posto gli insetti smettevano di fare rumore, ti sentivi veramente osservato, c'era un'aria stranissima, cioè non è, quando entri in uno di quei cerchi sicuramente c'è qualcosa di strano. È una scia che è quasi sempre vuota, cioè come se fosse un'autostrada sulla quale viaggiano ogni tanto dei tir. Purtroppo 12.850 anni fa abbiamo attraversato quell'autostrada proprio quando passavano i tir. Noi la attraversiamo tutti gli anni, quell'autostrada si chiama lo Sciame del Toro, e lo attraversiamo a fine giugno e a inizio novembre, esattamente quando noi festeggiamo i morti. Infatti la ricorrenza dei morti non è altro che la ricorrenza dei caduti di questa enorme tragedia. Quindi questa è... Allora faccio un passo indietro. Questi eventi, come abbiamo capito, si verificano in Pakistan, in questa città, nel 2000 a.C., quindi stiamo parlando di 4.000 anni fa. Ecco, questa è una ricostruzione appunto di come si presentava Mohenjo-Daro. Questa città appartiene a una civiltà praticamente misconosciuta in Occidente, chiamata civiltà Vallinda o civiltà Harappa, che probabilmente precedette gli stessi Sumeri, quindi si parla del 3500-4000 a.C., e che misteriosamente scompare proprio all'incirca verso il 2000 a.C. Non sappiamo, ad oggi sono stati trovati più di 1052 città, siti archeologici. Mohenjo-Daro stessa aveva una popolazione stimata dagli archeologi tedeschi in circa 100.000 abitanti, quindi per quell'epoca era una vera e propria megalopoli. Stiamo guardando sempre la piramide dall'esterno. Vedete che c'è sulla destra quella specie di serie di scatolette che sono come dei gradini. Questi gradini sono effettivamente la struttura interna della piramide. Vedete come è stata ricostruita sulla destra, no? Dal modellino in tre dimensioni. La piramide è fatta a gradoni e sostanzialmente dentro questi gradoni sono stati riempiti. Originariamente erano completamente invisibili ed era tutto... la piramide si vedeva come uno specchio dall'alto. Sì, gli antichi
14.000, 13.000 anni fa avessero avuto un satellite, l'avrebbero vista la piramide come uno specchio dall'alto, e riflettere la luce. Ecco, vedete, studiando queste tomografie si vedono un sacco di cose. L'occhio esperto vede in alto a destra, non so se voi lo vedrete o no, in alto a destra c'è il tetto dello Z, che è luminoso e che si vede benissimo, come si vedono sempre in basso, i due corridoi che scendono sotto coperta, diciamo così. Con il controllo che quando arrivavano su queste isole mai esplorate per la prima volta e trovavano queste popolazioni di giganti, c'era il comodoro che era sbarcato dalla nave e disse: mettetevi tutti a terra. E questo praticamente, il gigante, il capo di questa tribù, gli arrivava seduto a terra alla stessa altezza del comandante della nave, cioè proprio perché quando poi si alzava era praticamente il era altissimo. L'osservazione della volta celeste è stato fin dalla preistoria uno dei metodi prediletti per conoscere il trascorrere del tempo, ma prima dell'invenzione della bussola la gente come si orientava in mare? Osservando il cielo. Ora, i culti che si svolgevano in questo complesso megalitico erano culti sciamanici finalizzati a fare che cosa? A in qualche modo, possiamo dire, da un lato a incentivare la natura a fare il suo corso, perché se c'è una stagione troppo calda il raccolto brucia, non ci sono. Questa non è un'epoca nella quale ci sono gli strumenti tecnologici che noi abbiamo, la gente viveva a contatto con la natura, se c'era una stagione sbagliata non avevi il cibo se coltivavi, se durante la stagione di caccia non trovavi abbastanza animali morivi letteralmente di fame. Qui parliamo di una società di cacciatori raccoglitori che quindi dipendeva a 360 gradi. In realtà io non penso che quella civiltà che ha realizzato quei monumenti aveva questa esigenza, diciamo così, di allineare i monumenti con le stelle o di inserire codici specifici nelle loro costruzioni, cioè era proprio un modus vivendi, cioè era la loro conoscenza che si manifestava anche tecnicamente, insomma, quindi dal punto di vista ingegneristico anche, insomma, no? Nella realizzazione di questi monumenti, cioè loro applicavano questi codici per realizzare le loro cose. E quindi anche allineando i monumenti con le stelle, come se oggi noi facciamo un foglio A4 che sappiamo che è il prodotto di una radice quadrata di 2, e quindi voglio dire, noi lo facciamo in maniera, diciamo, non è che ci mettiamo là e dobbiamo trasferire nel tempo questo principio che il foglio A4 è la radice quadrata. Quindi è una cosa che non, secondo, almeno dal mio punto di vista, insomma, non ha, diciamo così, un motivo specifico. È fondamentale invece studiarlo in quest'ottica per capire con chi abbiamo a che fare, questo sicuramente.